Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Per me oggi è martedì. E in questi giorni sono un pochino scomparsa anche da Instagram e moltissime di voi mi hanno chiesto come sono andati i tamponi. Mi vedete infatti col plaid perché ero lì sul divano a rispondere ai vostri commenti e mi sono presa di freddo, perché non so da voi ma qua fa freddissimo, cioè siamo a metà marzo perché oggi è il 15 e sembra veramente di essere a gennaio, cioè non, questo freddo qui non l'ha fatto neanche a gennaio, fa veramente veramente freddo e c'è una giornata orrenda. Comunque, in merito ai tamponi, ieri non ho registrato nulla perché non è andata come speravamo. E io sono risultata negativa, quindi adesso io e Mattia siamo liberi, mentre Giorgio purtroppo è risultato ancora positivo ed è il terzo tampone che fa, poverino, ed è ancora positivo, quindi adesso dovrà ripetere il tampone venerdì e sperare di essere negativo venerdì, altrimenti il 24 finisce l'isolamento e uscirà dalla quarantena senza la necessità di fare ulteriori tamponi. E quindi ieri è stata una giornata un po' così, perché poi Giorgio comunque ci è rimasto male, era un po' giù di morale ovviamente, perché non ce la fa più giustamente a stare chiuso in casa. Infatti adesso è giù in garage che spacca legna, perché veramente non sa più cosa fare. Invece Mattias finalmente oggi è potuto tornare a scuola, perché essendo risultata negativa io posso uscire, posso accompagnarlo, quindi per fortuna lui è tornato a scuola. Io già ieri pomeriggio sono andata in giro, e visto che comunque potevo perché mi hanno rilasciato ovviamente il Green Pass, e sono andata dall'estetista a fare una cosa che volevo fare da un sacco di tempo. Ve ne avevo già parlato qua un po' di tempo fa in diversi video su YouTube e vi avevo chiesto anche consiglio. Quello che vorrei fare, anzi che farò perché ho già preso appuntamento, è il tatuaggio alle sopracciglia. Infatti ieri pomeriggio sono andata in un centro estetico e mi hanno fatto la consulenza, dove mi hanno praticamente mostrato, disegnandomi con la matita, l'effetto. Mi hanno disegnato da una parte l'effetto pelo a pelo, perché io da casa ero partita convinta di voler l'effetto pelo a pelo, e poi la ragazza mi ha detto: ti provo a disegnare anche l'effetto sfumato, così vedi la differenza fra i due, vedi quello che ti piace di più. Quindi da una parte mi hanno disegnato il pelo a pelo, dall'altra l'effetto sfumato, e alla fine, contro ogni pronostico, ho scelto di fare l'effetto sfumato. Ho già fissato l'appuntamento e andrò l'11 di aprile, e sarà il mio regalo di compleanno, perché io compio gli anni il 2 d'aprile, quindi l'11 mi farò questo regalo. E sono super super contenta, anche perché rimandavo, perché non avevo il coraggio, perché avevo paura facesse male eccetera, quindi continuavo a rimandare. Ieri, spinta dal coraggio del tampone, da tutto quello che sta succedendo, perché ho deciso di vivere un po' più di pancia, ho fatto tutto, sono riuscita a trovare un buco il pomeriggio, grazie anche a una mia amica che è la sorella della ragazza che è al centro estetico, e quindi sono state stracarine, mi sono trovata benissimo e sono andata a fare questa cosa. E sapendo che anche a voi interessa, perché sotto gli altri video comunque me lo avevate scritto e detto, ho chiesto, sfidando la mia vergogna, se quando eventualmente andrò a farle e posso riprendere qualcosina, e mi hanno detto di sì, quindi vi mostrerò poi il prima, il dopo eccetera, e boh, sono veramente veramente contenta. Anche stamattina ho già fatto un sacco di cose, perché ho lasciato Mattias alla corriera, subito dopo sono andata in posta perché dovevo spedire di nuovo gli interruttori ad Amazon per fare il reso, visto che ce li avevano mandati sbagliati. Sono arrivata su, la posta era chiusa, mi è venuta la brillante idea di provare a chiedere in tabacchino, perché il tabacchino che c'è su, essendo il tabacchino di un paesino, è
un tuttofare, cioè praticamente voi trovate cose per la casa, per arredare, tipo le tazze, non so, la caffettiera, e, si trova il sale da cucina, si trovano, è una piccola ferramenta, quindi si trovano anche delle viti, dei bulloni, e quindi ho detto provo a chiedere, chissà mai che fa anche questo servizio, e il fantastico tabacchino faceva anche questo servizio, quindi mi sono risparmiata di dover scendere giù in città per fare questo reso, perché mi ero già un po' innervosita, perché comunque avevo guardato sul sito delle poste e mi dava la posta dove sono andata come aperta, invece in realtà era chiusa, perché apre solo 3 giorni a settimana e solo al mattino. E siccome il reso di Amazon scadeva proprio oggi, perché l'abbiamo fatto durante la quarantena, ci sono un tot di giorni, dovevo assolutamente farlo oggi e quindi mi toccava scendere giù. Invece sono riuscita a farlo e sono super super contenta anche di questo. Poi sono venuta a casa, ho risposto ai vostri commenti. Adesso sono quasi le 11 e devo fare ancora un pochino di cose, perché ovviamente non stando bene in questo periodo ho tralasciato tanto, soprattutto lo stirare. Infatti ho lo scoop Ikea che esplode di vestiti da stirare, quindi devo assolutamente stirare, anche se solitamente preferisco farlo la sera perché comunque consumo meno, e invece mi toccherà farlo stamattina. E dopo farò il pranzo e devo farmi anche le unghie. Quindi io direi che adesso la smetto di chiacchierare, anche perché la batteria ovviamente della fotocamera è scarica, perché mi dimentico sempre di metterla in carica, e noi ci riaggiorniamo dopo. Allora, mi sono messa qua vicino alla finestra, ho rifatto le unghie, le ho fatte verdi con questi puntini. Non so, non rende benissimo dal video, comunque sono queste. E prima mi sono dimenticata di mostrarvi che ieri, quando sono tornata dall'estetista, sono andata dai cinesi a prendere le lime per fare le unghie, e ho preso anche questi qua, che sono dei cerchietti. Siccome vi piacciono tantissimo, quando io li indosso mi scrivete sempre dove li ho acquistati, sia qua che su Instagram. Questi li ho presi dai cinesi. Questo qua è nero con tutti i pois dorati. E poi ho preso quest'altro, che secondo me è bellissimo. Dal video non rende bene il colore perché è più verde, qua sembra più azzurrino, però mi piace veramente un sacco, e li ho pagati 2,90 euro l'uno. E poi ho preso le lime che vi dicevo prima per togliere il semi permanente, perché quella che avevo non ce la faceva più, e quindi questi adesso magari vi faccio vedere come stanno indossati. Allora, ecco qua il primo, che è quello verde. Scusate, guardo lo specchio perché altrimenti sembro strabica col cellulare. E questo quindi è uno. Invece questo qua è quello nero, e mi piace un sacco anche questo. Li ho pagati pochissimo perché solitamente mi chiedete dove li prendo. Io li prendo da Primark, oppure a volte su Amazon, a volte in altri negozi, ma comunque costano 5, 7, 9 euro, dipende, a volte anche 10, 11 euro, dipende dal modello. Invece li ho pagati solamente 2,90 euro, e ce n'erano davvero tantissimi ed erano tutti bellissimi, però ovviamente ho preso i colori che secondo me andrò ad usare di più, e quindi ho scelto questi due. Ho notato che qui in bagno si vedono molto meglio le unghie, quindi ve le faccio vedere qua. E tra l'altro, non vorrei, ma ho fatto praticamente pandan con il cerchietto. Comunque mi piace un sacco come sono venute. Allora, rieccomi, era ora di merenda e Mattias mi ha chiesto di fargli i pancake. Siccome li avevo mostrati nello scorso video e vi erano piaciuti un sacco, mi avete chiesto la ricetta, allora vi ho girato insomma il video mentre li facevo. Per fare i pancake ci serviranno 200 g di farina 00, io ho fatto 150 g di farina 00 e 50 g di farina integrale, 250 g di latte, io ho usato quello senza lattosio, 2 uova, 20 g di burro sciolto, 6 g di lievito per dolci, 50 g di zucchero e poi un po' di burro per ungere il pentolino. Come prima cosa vado a rompere le 2 uova e vado a mescolarle con i 50 g di zucchero con una frusta a mano. Se voi preferite ovviamente potete farlo col frullatore. Dopo aver fatto questo vado a prendere dal microonde il burro fuso e vado a metterlo nel composto che ho appena ottenuto, e lo lascio un attimo raffreddare. Nel frattempo vado a prepararmi 250 g di latte. Qui vedete Mattias che mi aiuta,
perché voleva mescolare. Chi mi segue da tempo sa che Mattia è famoso per meccola meccola, lui gli piace un sacco mescolare con la frusta. Comunque, stavo dicendo, sono andata poi a pesarmi 250 grammi di latte, che sono andata ad intiepidire anche questo nel microonde, e sono andata a versarlo nel composto delle uova unite allo zucchero e al burro. Dopo di ciò sono andata ad aggiungere le polveri, quindi 50 grammi di farina integrale, 150 grammi di farina 00, 6 grammi di lievito, e ho aggiunto anche un po' di scorza di limone. Una di voi l'altra volta mi ha chiesto dove l'ho acquistata. Io l'avevo presa da Lidl, questa in bustina, però non c'è sempre, c'è solo in alcune settimane, quando ovviamente vanno a fare la settimana dei dolci, quindi dovete tenere d'occhio il volantino. Dopo aver preparato il composto, mi sposto sui fuochi, prendo una pentola antiaderente, anzi una padella, vado a versare una noce di burro, lo faccio sciogliere e formo i miei pancake. Quando vedete che sulla superficie si formano le bollicine, sono piuttosto asciutte, è il momento di girarli, quindi li giro, li lascio un altro minutino o due e poi vado a metterli nel piatto. E a Mattia spiacciono davvero tanto, quindi spero che possa essere di ispirazione per le merende dei vostri bambini. Allora, rieccomi, è la mattina dopo. Stamattina ho già fatto un po' di cosine giù di sotto e adesso volevo andare a sistemare i vestiti di Mattias di quando era piccolo nelle scatole, queste qua che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Vi faccio vedere la situazione attuale e dopo partiamo. Allora, questa è la camera di Mattias, e in quest'anta, in queste ante, anche in questa perché ha dei giochi, questa sono tutti pieni di vestiti che non usa più, perché comunque gli vanno piccoli. Comunque adesso vi apro e vi faccio vedere come li avevo sistemati. Allora, ho aperto tutto l'armadio e come vedete è tutto pieno, anche di qua, dove voi non riuscite a vedere. Avevo sistemati tutti in queste scatole di cartone che vedete qua, e le avevo già divisi per età. Vedete tantissimi vestiti, perché comunque ho qua anche quelli della mia nipotina, e non sono neanche tutti, perché alcuni li ha mia cugina perché glieli ho imprestati, e altri una mia amica, quindi ce ne sarebbero ancora di più. E ne ho così tanti perché, come vi dicevo prima, ho sia quelli di Mattias quando era piccolino, sia quelli della mia nipotina, perché mia sorella li ha dati a me, perché lei, avendo già due bambine, non ha comunque adesso in previsione di farne altri, mentre noi ancora, insomma, vorremmo allargare la famiglia, non nell'immediato ma magari in un futuro, quando le cose saranno migliori. Qua invece ho un casino di giochi di Mattias che non usa, di quando era un po' più piccolo. Qua ci sono altri vestiti, come vedete, e anche giochi.
e di qua ancora vestiti. Quindi adesso vado a tirare giù le scatole man mano, inizierò da quell'anta lì e andrò a metterli qua nelle scatole che vi ho fatto vedere l'altra volta, che ho acquistato su Amazon, che poi chiederò a Jobby di mettermi lì sull'armadio, perché come vedete noi abbiamo tantissimo spazio, quindi vado a metterle lì, così libero tutto questo armadio qui, dove magari metto i vestiti del cambio stagione di Mattias, perché comunque adesso, essendo più grande, ci sono alcune cose che magari gli vanno anche la stagione dopo. Quindi niente, non mi perdo più in chiacchiere e vado a sistemare. Finalmente ho finito, vi ho registrato solo un pochino perché poi ho dovuto smistare alcuni vestiti perché erano mischiati. Abbiamo finito adesso, mi ha aiutato anche Jobby, sono quasi le 2, quindi dalle 10 e mezza fino alle 2. Però dai, sono soddisfatta perché ho liberato quasi tutto l'armadio. Adesso comunque vi faccio vedere. Allora, abbiamo messo tutte le scatole lì in cima, come vedete, dove ci sono i vestiti, i tiralatte, robe varie che servono comunque quando i bambini sono piccoli. Come vedete sono tantissimi. Di qua invece, in questa anta, ci sono delle scatole che dovrò tirare giù più spesso, perché questo qua ci sono ancora vestiti che devo dare alla mia nipotina. Qua ho messo tutte le scarpe delle varie taglie, così le metto tutte in quella scatola lì, finché ci stanno, poi ovviamente me ne serviranno degli altri. Idem per i calzini e i cappelli, li ho messi tutti nella stessa scatola, e anche i sacchi e i giubbotti. In quest'anta invece ci sono dei giochi di quando Mattias era piccolo, e mentre sopra ci sono giochi che può ancora usare, che però non utilizza al momento.
Qua ho messo i vestiti per mamma, quindi li ho messi qui, e di qua in queste due scatole ci sono altri giochi da sdraiette e altre cose di quando era piccolo. Mentre quello lì che vedete lì dobbiamo portarlo giù perché è dell'Ovetto e l'Ovetto lo abbiamo in garage. In queste altre due ante al momento ci sono tutte queste scatole che sono però vuote. Adesso vi faccio vedere. Così, e dopo anche queste vedremo dove metterle, magari le portiamo giù da basso. Quell'ultima anta lì, come vedete, è vuota, e qua invece in questa antina c'è la scatola dei ricordi con i ricordi della scuola materna che stiamo facendo, poi probabilmente glieli metterò in una di quelle scatole che avete visto lì. Qua ci sono dei vestiti un po' più grandi che potrà usare quando, diciamo, quest'estate. Questi qua invece sono i fazzoletti che gli regala sempre la nonna per Santa Lucia, e ne ha tre perché ha fatto tre Santa Lucia, e qua ci sono due plaid. Quindi per il momento abbiamo finito e sono soddisfatta di come è venuto. Non sono bellissimi da vedere quelli là, ma appena ovviamente finiremo il garage e metteremo il cemento, se non avrò già avuto l'altro bambino barra bambina, li porteremo poi nel garage, oppure li venderò o li regalerò, vedrò insomma. Però insomma, così almeno Mattia sa l'armadio libero, perché adesso comunque ha bisogno di spazio per gli altri giochi eccetera, quindi sono contenta, e anche per me perché era scomodo avere tutte quelle scatole nell'armadio. Quell'orso gigante sarebbe il mio, me lo avevano regalato diverso tempo fa, ero piccola anch'io, e dal momento è lì schiacciato, dopo vedremo dove metterlo. Quindi niente, adesso vado a fare qualcosa da mangiare perché sono le due, dobbiamo ancora mangiare, infatti mentre facevo la roba mi tirava un po' la testa, e niente, noi ci ritorniamo semmai dopo. Mattia. Dopo faccio un altro giro su quello lì. Sì, l'ultimo però, eh? Che la mamma non ti ha legato? Allora, rieccomi, non fate caso al casino dietro di me. È la mattina dopo, ieri alla fine non ho registrato più nulla perché dopo aver finito con l'armadio abbiamo pranzato, sono andata a prendere Mattias, dopo averlo preso sono andata in giù perché desiderava tantissimo un videogioco con il volante, abbiamo trovato la Wii usata e gliel'abbiamo presa, e infatti Jobby adesso sta modificando per far passare i cavi perché altrimenti si vedevano tutti i figli ed è una cosa che odio, quindi si sta ingegnando per fare quello. E in più poi siamo andati alla libreria giunti perché l'altra sera dovevamo fare un compito per la scuola, e praticamente da noi c'è il venerdì del libro, gli viene dato un libro della biblioteca della scuola, loro lo leggono e poi hanno una settimana di tempo per leggerlo e per fare un disegno, e l'altra volta ovviamente l'ho aiutato e praticamente ha voluto scrivere il suo nome, per farglielo scrivere gli ho fatto dei puntini che lui doveva ripassare, e quindi mi ha chiesto se poteva insomma fare altri disegni così. E gli ho detto che ci sono i libri con i puntini, quelli per bambini, e mi ha detto che lo voleva, quindi ieri visto che ero giù sono andata a prendergli anche quello. Poi siamo arrivati a casa, abbiamo installato la Wii, abbiamo provata, abbiamo cenato, si è fatto tardi quindi per quello non vi ho registrato nulla. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso alla Giunti, sono andata lì perché avevo lo sconto e c'erano anche altri libri scontati. Ho preso delle cosine per Mattias molto carine e anche una cosina per me, adesso vi faccio vedere tutto. Allora, ecco qua il nostro bottino. La prima cosa che gli ho preso sono queste qua, cornicette per bambini. Per lui, secondo me, è un po' troppo da grandi, però lo ha voluto e costava pochissimo perché lo abbiamo pagato 6,90 euro. E ci sono dentro tantissimi disegni con le cornicette da ripassare.
e da colorare, magari con il mio aiuto pian piano riesce a farlo, visto che quella sera si è proprio appassionato, cioè gli è proprio piaciuto tanto fare i puntini, e quindi magari anche se è piccolino riesce a farlo comunque, magari non li farà perfetti, però almeno ci prova, insomma, e passa un po' di tempo, e così lo aiuta anche nella manualità per disegnare e scrivere, perché ancora comunque impugna il pennarello come se fosse una zappetta, non riesce a tenerlo bene, quindi magari riprovando pian piano gli può essere utile, anche se è veramente piccolino, perché ancora Mattias deve compiere i 4 anni che farà a maggio. Poi sempre per Mattias, aspettate, ha voluto il libro dei super treni, e praticamente all'interno c'era questo libro qua che è da colorare con tutti i treni, poi c'era questa qua che è aperta, diventa la pista per i treni, e c'erano i trenini che ho qua, questi tre, ed era dentro questa scatola, e l'abbiamo pagato 9,90 euro. Poi c'erano tantissimi libri scontati, questo qua addirittura al 70%, invece che 17,90 euro costava 5,37 euro, ed è il libro del cantiere, visto che lui è appassionato come il suo papà, ho deciso di prenderglielo, ed è molto carino perché poi, come vedete, c'ha all'interno altre cose da aprire. Ultimamente ci siamo appassionati ai libri, vedete, si apre anche qua, insomma è molto 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 carino, e comunque costava davvero poco, perché da 17,90 euro a 5 euro non potevo non prenderglielo. E sempre scontato gli ho preso anche questo, Gioca e impara con le lettere. Questo era prezzato 12 euro, l'abbiamo pagato 6,45 euro. All'interno praticamente ci sono i puzzle di letterine, e poi qua dobbiamo ancora aprirlo per capire bene come funziona, però mi sembra molto carino anche questo. Comunque, anche se magari adesso non li usa ancora, i libri non hanno tempo, secondo me. Infatti lui ha ancora alcuni libri delle mie nipotine, e quindi gliel'ho preso per questo. E infine, visto che ero lì e l'ho visto lì alla cassa, ho preso questo qua, Chicken Planner, fare la spesa e cucinare una volta a settimana con i prodotti di stagione. Io ieri l'ho sfogliato velocemente perché ero distrutta, però mi sembra fatto molto bene. Praticamente promette di farvi preparare una volta a settimana le basi per le ricette, e dopo di avere le ricette pronte in mezz'ora ogni settimana, diciamo. E ci sono delle ricette suggerite, e poi trovate anche la lista della spesa. Ci sono anche, tipo qua, ci sono anche praticamente gli ingredienti che si trovano al supermercato tutto l'anno. Poi ci sono anche le verdure invece che sono di stagione. Quindi è fatto molto ma molto bene. Anche qua in macelleria spiega anche i diversi tipi di carne, quali sono, come si conservano. Qua vedete che dice come si conservano i cibi, come conservare il frigorifero, in freezer, parla di che cos'è l'abbattitore, come fare a scongelare le pietanze. E qua praticamente è diviso per stagioni, tipo qua c'è la primavera, e qua ci sono tutte le ricette della prima settimana della primavera. E qua vi parla degli ingredienti. Qua avete la lista della spesa, dove si possono spuntare magari le cose che avete già in casa. Qua ci sono dei piccoli consigli. E qua c'è appunto il portatevi avanti, che sono le cose da preparare la famosa volta a settimana, per poi avere le ricette pronte in massimo 30 minuti. E qua ci sono poi le ricette, tipo gli gnocchi di patate con ceci e barbabietola. Questo numero 9 qua è uno dei procedimenti che trovate nelle pagine di Portati Avanti, perché praticamente vi spiega come fare gli gnocchi di patate, vi dice che ci vuole 1 ora e 20 minuti, e vi spiega anche poi come conservarli. Quindi lo trovo davvero utile, anche se le ricettine sono ricettine un po' particolari, non sono italiane. Ci sono tante ricette per vegetariani, scusate, e vegani, che sapete che non è il nostro caso, però
come libro secondo me è molto carino e molto utile. Poi ci sono ovviamente fatte nello stesso modo le ricette delle altre stagioni, quindi l'estate, c'è l'inverno, c'è l'autunno, ci sono tutte le stagioni. Quindi ieri l'ho sfogliato e mi sembra molto carino. Unica cosa, avendo Jobby che non mangia tante verdure, qui ovviamente in questo libro ci sono tante ricette con le verdure, però magari si possono sostituire, insomma qualcosa me le inventerò, però mi piaceva prenderlo perché comunque mi sembrava fatto davvero bene e l'ho pagato 14,90 euro. Calcolate che c'erano gli sconti sul libro e avevo anche uno sconto di 5 euro, quindi in totale ho speso 38,52 euro, anziché mi aveva detto la ragazza che erano tipo 60 euro, e quindi ne ho speso praticamente la metà. Nulla, io non so se ieri è stato il fatto di fare le scatole per andare in giro, stamattina mi sono svegliata distrutta, ho malissimo alle gambe, infatti oggi volevo andare dalla parrucchiera e a fare la spesa, ma penso che non ci andrò, sarò a casa e mi riposerò. Nulla, io chiudo qua questo video, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un abbraccio grande grande e come sempre vi ringrazio per il vostro affetto e anche il nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto, ciao! Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight.